Ieri, a 95 anni, è morto Stan Lee, il singolo più importante autore dell'universo della cultura popolare dentro il quale viviamo. Così lo ha definito il New York Magazine. Forse rimarrà impresso come il simpatico vecchietto con baffi e occhialoni che spunta ogni tanto nei film della gente coi poteri. Ma Stan Lee è sicuramente molto più di questo. Coerente al suo motto, Excelsior, cioè oltre l'eccellenza, Stan è stato l'inventore, lo scrittore e il curatore di molti dei più popolari personaggi della Marvel Comics, quelli che comunemente chiamiamo i supereroi. Le sue creature volano, si trasformano, sono dotate di forza, velocità e intelligenza superiori, sono tutto ciò che eccede la normalità. Sono costituzionalmente al di sopra del mite cittadino che difendono da criminali e malvagi, comuni, potenti, alieni. Sono lo scudo dell'umanità. O almeno, questo è quello che sembrano. Perché prima di ogni pugno, di ogni salto, di ogni vittoria, i personaggi di Stan Lee sono dei diversi, dei disadattati, degli sconfitti. L'epopea della Marvel, osservata da vicino, è prima di tutto la battaglia dei suoi protagonisti contro se stessi, la propria emarginazione, la propria deformità. Dalla sofferenza derivano i poteri e dai poteri le responsabilità. Pensate che stia esagerando? Sbagliate, e adesso vi dimostro perché. L'incredibile Hulk. Un incidente di laboratorio trasforma uno scienziato, figlio di padre alcolizzato e violento, in un mostro verde incapace di contenere la rabbia. Nonostante i suoi studi, lo scienziato non riuscirà mai a liberarsi della sua controparte distruttiva, né a dominarla, e dovrà convivere con il senso di colpa per quello che la creatura dentro se stesso provoca ogni volta che perde il controllo. Doctor Strange. You can address me as Sorcerer Supreme. Un chirurgo di successo dai costumi dissoluti rimane vittima di un incidente stradale che stronca per sempre la sua carriera. Ridotto a vivere come un senza tetto, trova nella magia l'arma del proprio riscatto, ma non potrà mai dimenticare l'abuso di alcol e droghe che lo ha condotto alla rovina. Iron Man, figlio adottivo di un padre che costruisce e vende armi in tutto il mondo, prova su se stesso tutto l'orrore della guerra. Prima rimanendo gravemente ferito da una mina, poi fatto prigioniero e torturato dai Vietcong. Tony Stark deve combattere con il senso di colpa per la propria ricchezza maturata grazie alla vendita di strumenti di morte e il foro che ha sul petto non gli consente di dimenticarsene mai, nemmeno per un attimo. X-Men. Diversi, deformi, ghettizzati, emarginati non per appartenenza sociale, ma per alterazione genetica. Sono gli handicappati del mondo Marvel, personaggi che non possono e non potranno mai affrancarsi dalla propria disabilità, poiché gli appartiene fino al fondo dei loro cromosomi. Come Wolverine, violentato dalla scienza a causa di un dono, la rigenerazione, che diventa un'arma e lo trasforma in un mostro, ma soprattutto in un infelice. E poi ancora Deadpool, malato di cancro che accetta una terapia sperimentale nella speranza di guarire. Daredevil, divenuto cieco per salvare la vita ad un anziano. I Fantastici Quattro, vittime di un esperimento fallito. Spider-Man, un nerd orfano bullizzato dai compagni di scuola. E perfino il perfido Loki, odiato prima dal padre biologico e poi dal popolo che lo adotterà. Quella che Stan Lee vuole raccontarci attraverso i suoi personaggi è una grande lezione di umanità. Ci sta dicendo, ehi, quando la vita ti colpisce in faccia, quando il dramma ti mette in ginocchio, è lì che tu, essere umano, puoi trovare dentro di te il potere di cambiare le cose. È nella sofferenza che risiede la forza per rialzarsi e diventare qualcuno, oltre la paura, la malattia, l'emarginazione, il disagio. Stan Lee ci appare oggi come il potente Professor X, capace di percepire tutte le sofferenze del mondo e trasformarle in un regalo per l'umanità. Le sue storie, i suoi fumetti, i suoi supereroi di carta, ma soprattutto quelli dentro ognuno di noi.